Erano da poco passate le 8 di sera quando lungo la strada principale di Orciano si aprì una voragine lunga una ventina di metri e profonda 10, il tutto in una manciata di pochi minuti. Tragedia sfiorata per un pelo, allora, pochi istanti prima che l'asfalto fosse inghiottito dalla terra, era passato un pulmino pieno di ragazzini che tornavano da un allenamento di calcio e solo il sangue freddo di Martina, una ventenne del posto, accortasi di tutto, che ha fermato in tempo l'ultima corsa dell'autobus per barchi. Da allora il baratro è lì, sotto gli occhi di tutti, immobile e immutato da quel 2 ottobre, fino a poche settimane fa, quando però finalmente, con i tempi salomonici, si è iniziato a lavorare alla buca, come ormai scherzosamente gli abitanti del posto hanno definito il luogo. Ora, il neosindaco Sebastianelli si augura che questo non sia l'unico intervento sulla rete viaria di Terre Roveresche. Un momento importante, i lavori sono iniziati, stanno procedendo, speriamo nel tempo che non li rallenti. Chiaramente è doveroso dirlo, il cantiere è stato finanziato grazie all'intervento della provincia, di Marche Multiservizi e della Regione Marche. Chiaramente il fatto della frana ha messo a dura prova sia il vecchio comune di Orciano di Pesaro, oggi fa parte delle Terre Roveresche, e chiaramente anche tantissime aziende di questo territorio e dei territori limitrofi che hanno trovato grosse problematiche dovute all'interruzione di questa strada molto importante. La viabilità per voi è un punto cruciale, lei si augura da amministratore che presto qui ci sia un occhio, un focus da parte della provincia proprio su questo aspetto. Io spero vivamente che dopo tanti anni ci sia un occhio di riguardo, perché abbiamo la SP16 orcianese, che sapete è abbastanza in condizioni molto critiche, e poi abbiamo anche la SP5 bis, quella che va, scende giù a San Filippo, uguale, anche la situazione veramente è molto molto grave, e quindi spero che la provincia abbia veramente un occhio di riguardo, perché chiaramente anche questo è un territorio importante ed è al pari di tanti altri. È un territorio che deve essere comunque sia seguito, sul quale deve investire. È vero che le risorse sono poche, ma forse è giunto il nostro momento.